Quindi con Bernini in un'enorme posizione di potere, in quanto architetto pontificio, sovrano, comandante dell'architettura di Roma, giunge il momento in cui Borromini decide che deve diventare indipendente e mettersi in proprio. Vuole costruirsi un personaggio, un'identità ben precisa e presentare se stesso come un concorrente diretto di Bernini o di un qualsiasi altro artista dell'epoca. Quando arriva a Roma, tutti lo chiamano col suo vero nome, Francesco Castelli. Invece, da quando la sua carriera cambia direzione, comincia a farsi chiamare Borromini. Così Borromini e Bernini diventano due marchi ben distinti, disponibili nella Roma barocca di questo periodo. Si tratta di una scelta intenzionale, perché se Bernini può avere successo, Borromini può avere successo.